Allora, eccoci qua, buonasera a tutti. Spero di essere abbastanza in forma per darvi una buona puntata questa sera. Perché vengo da un periodo dove fra una febbre, un problemino, fisicamente non è che sia proprio una favola. Però sono comunque contento di essere con voi questa sera in diretta. Buonasera Antonella, salve Patrizia. Perfetto. Allora, come avete visto dalla copertina che stava un po' dappertutto, anche soprattutto qui su Ponti di Luce, questa sera sono solo e vorrei parlare di tutto quello che sta accadendo nel mondo, diciamo dall'inizio del secolo ad oggi, ma in particolare l'accelerazione che c'è dal 2013 in poi. Di tutti gli accadimenti che praticamente non sono, cioè di positivo praticamente non c'è nulla, perché qui siamo passati da una crisi economica all'altra, una peggio dell'altra, a guerre, sommovimenti, poi i cosiddetti cambiamenti climatici che uccidono le persone e che ai quali a mio parere non viene data la risposta giusta, però non è che io voglia fare una normale elencazione dei problemi che abbiamo vissuto tutti. Voglio però presentarli nell'ottica di perché sta succedendo, non materialmente parlando, ma ai fini di un discorso esoterico. E forse questo ha dato fastidio a qualcuno perché effettivamente questa sera non è che sia in grande forma, così come il computer che all'ultimo minuto sono riuscito a collegarmi con voi. Però, come si dice, quando uno non molla, nel senso che vi dovete sparare per prendermi bene, perché se no io continuo finché non mi sparano bene, capito? Allora, dunque, dicevamo, tutto comincia con l'inizio del nuovo secolo, che coincide con il boom della comunità europea che adotta una moneta unica, però non facendo dei patti frattati per cui si realizza una confederazione di tipo americano, per cui ogni Stato cede sì una parte della sua sovranità, ma la mantiene in determinate cose fondamentali come la sicurezza, come in America. Esattamente come gli stati americani nei confronti dello Stato confederato, perché lì ci sono proprio i rapporti che vengono tenuti fra i governatori e il presidente americano. No, qui, siccome la comunità europea era nata come organizzazione economica negli anni 60, proprio qui a Roma, per cercare di aggirare quella che è la motivazione più importante nel secolo Novecento, per cui scoppiavano le guerre, e cioè la voglia di risolvere i problemi interni del paese, che di solito erano di tipo economico, andando ad attaccare, quindi allargare i territori, prendere le infrastrutture dei paesi vicini. Se, vabbè, anche se poi comunque andando ad analizzare anche soltanto storicamente quello che è successo nella prima e nella seconda guerra mondiale, ci possiamo comunque trovare lo zampino di qualcosa di superiore. Perché sì, è vero, le guerre si fanno per l'economia, si sono sempre fatte per motivi di tipo economico, ma già la seconda guerra mondiale si discosta dalla prima, dove poi, come dice la poesia di Giri Russa, i signori della guerra sono tutti parenti fra di loro, e non era uno scherzo, perché il re d'Inghilterra con l'imperatore d'Austria, con il re d'Italia e con lo zar erano praticamente parenti, perché erano imparentati con matrimoni misti, proprio quei matrimoni che cercavano di evitare che si facessero la guerra, cosa che comunque scoppiava lo stesso inevitabilmente. Diciamo che la prima guerra mondiale è fondamentale perché è il prodromo per lo scoppio delle rivoluzioni bolscevico, che, come tutti sapete, hanno portato alla caduta dello zar e alla nascita delle repubbliche socialiste sovietiche. Adesso, lungi da me far direzioni di economia, però io penso che sia fondamentale capire il rapporto del denaro
e quindi delle banche, coloro che lo maneggiano e lo distribuiscono, con il potere degli stati e dei signori dei vari paesi. E guardate che i primi ad usare come arma sia il denaro che il sistema bancario, inteso come prestiti, elargizioni e via discorrendo, sono proprio i templari. I templari che dal tempo delle crociate avevano acquisito un potere sia temporale che politico che economico gigantesco. Noi ci ritroviamo al momento in cui Filippo il Bello è il re di Francia, nella situazione in cui i templari avevano in mano tutti i regni d'Europa, perché avevano prestato soldi a tutti i regnanti d'Europa. E che succede in quel periodo? Incredibilmente, sotto l'assalto di Filippo il Bello, si dice nei libri storici, commentato anche dal Papa dell'epoca, loro si lasciano distruggere. Addirittura De Molnay, che è praticamente, il capo il signore supremo dei crociati, si immola e si fa bruciare sul rogo. Ma la domanda che sorge spontanea è: come mai, se avevano quella potenza tale, non potevano scatenare il re di Spagna, il re d'Inghilterra contro Filippo il Bello? Anche perché le motivazioni per farlo scatenare, oltre che premere su quello che erano il discorso dei soldi, avrebbero potuto premere per mille motivi, la guerra dei cent'anni, questo, quell'altro, praticamente erano sempre in guerra, in conflitto, Francia e Inghilterra, per esempio, e poi con la Spagna non era da meno, no? Bene, secondo quelle che sono le mie informazioni, anche quello che applicando il senso esoterico, la nostra mente, oltre al raziocinio, anche all'intuito, loro hanno deciso di passare direttamente alla parte nascosta, perché si sono resi conto che io credo che tutto quello che avevano messo in piedi è perché volevano realizzare il regno dei cieli sulla terra. Ma questo non è possibile. Anche il Cristo, quando gli chiedevano fai scendere le schiere di angeli, fai diventare enorme il regno di Israele, compi le scritture, perché loro interpretavano la venuta del figlio di Dio, re di Israele, come colui che avrebbe preso le armi con le schiere angeliche al suo fianco e avrebbe cacciato i romani, tutti gli invasori, i filistei che sono i palestinesi di oggi, con i quali gli ebrei da sempre guerreggiavano, gli egizi che li avevano presi schiavi e tenuti in schiavitù, i persiani e via discorrendo. Ma che rispondeva nostro Signore quando gli chiedevano di far scendere le schiere angeliche e di armare il popolo? Gli rispondeva: il regno di Dio non è di questo piano, non è di questa terra. Ma che vuol dire in termini esoterici il regno di Dio non è di questa terra? Adesso usciamo fuori un attimo dallo schema cattolico dantesco del girone del paradiso e del girone dell'inferno. Poi il purgatorio è uscito fuori proprio con Dante, perché non se ne parlava proprio, ma era una cosa che serviva ai prelati dell'epoca, agli altri prelati dell'epoca, perché dovevano dare la possibilità ai commercianti di redimersi, perché pure se l'avevano fatta tanto grossa, se pagavano andavano in purgatorio e dopo poi potevano andare in paradiso. Questo è anche il potere materiale di come veniva usata la dottrina cattolica nel Medioevo, nel Rinascimento e via discorrendo. Ma tornando a che cosa è successo dopo che i templari sono passati a sette segrete, perché dopo i templari nascono i cavalieri teutonici, i cavalieri di Malta, nascono i Rosacroci, nascono i massoni e addirittura si spostano nelle cosiddette colonie, no? Quindi noi sappiamo perfettamente che l'emblema americano, che è il dollaro, a parte la Coca-Cola e McDonald's, ma quello per eccellenza è proprio il $1, ha sopra dei simboli massonici, no? E quindi l'occhio onnisciente, il triangolo al cui è racchiuso all'interno e via discorrendo. Ma non voglio perdere il filo del discorso, voglio rimanere sul tema guerre ed economia in ottica esoterica. Quindi già qualcuno aveva usato l'economia e la moneta e le banche a danno degli stati, che in quel caso era a danno dei governanti, perché i popoli contavano poco, a
parte qualche monarchia costituzionale, che comunque era ben lontana da qualsiasi voto diretto del popolo per eleggere i propri rappresentanti, che poi sarebbero andati a governare la cosa pubblica, comincia proprio con i templari. E la motivazione più logica è perché si rendono conto che di tutto il potere che avevano accumulato non serviva assolutamente a nulla, perché ne era impossibile realizzare il loro sogno. Ma come noi abbiamo i Rosacroce, i massoni, abbiamo anche tante deviazioni in tutte queste cose che si formano dalla diaspora dei crociati. E quindi che succede? Succede che, visto che lo Yin e lo Yang, il bene e il male, domina ed equilibra tutto il movimento del mondo, è evidente che anche in queste formazioni che si vanno a creare si determinano queste due posizioni, un po' come la magia bianca, la magia nera, i cosiddetti satanisti, i devoti Rosa Croce, oppure al cuore sacro di Gesù e via discorrendo. Ma è normale, perché tutto questo è comunque inserito in una realtà che non è quella materiale, che non è quella che ci dice i libri di storia, ma bensì in una realtà assai diversa che amplia dal livello terreno in cui noi ragioniamo quando parliamo di cose materiali, perché le cose materiali hanno comunque radice non nel sotto della terra, ma bensì nell'alto dei cieli. Ma intesi dall'alto dei cieli, nei livelli che sono superiori di dimensione e di vibrazione. Allora, voi sapete perfettamente che, seguendo i dettami di Demeter di Sbecciccio, cioè i sette principi, c'è la teoria della reincarnazione che è da lui enunciata come una certezza. Cioè, lui dice: noi possiamo anche essere frutto del sogno del creatore, ma proprio per questo tendiamo a ricongiungerci, anche se siamo una creazione inconsapevole, a chi ci ha generato, e questo accade passando attraverso sette dimensioni. E queste sette dimensioni noi le viviamo di rincarnazione in rincarnazione, esperienza in esperienza, partendo dalla prima e ambendo ad arrivare alla settima, attraverso le rincarnazioni, attraverso le prove e le passioni, i dolori, le esperienze cruente, tutte cose però che noi ci scegliamo quando siamo nel momento di intervallo fra una vita e l'altra, in quello che Ermete di Trismegisto descrive come perfetti ma finiti, e cioè i cieli, o il cosiddetto mondo astrale. Quello domandiamo anche quando siamo incarnati, perché quando noi facciamo un sogno che non è di tipo freudiano, quindi non è dettato da un bisogno fisiologico, non è dettato da un desiderio non raggiunto, non è dettato da rumori esterni e via discorrendo, ma è un sogno di tipo junghiano, cioè un sogno che va a entrare nella cascia di tutta l'umanità, perché è quello, uno dei principi di Ermete è che l'universo è mentale, e quindi noi che siamo tutti insieme in questa dimensione, su questo piano, creiamo la nostra cascia personale e cominciamo ad essere tutti collegati. E siamo tutti collegati. Perché pensateci bene, come si può spiegare diversamente che Bell scopre il telefono in America mentre Meucci lo scopre anche in Italia? E così via per altre migliaia e migliaia di cose, di situazioni. Come si spiega che nasce un'idea a Melbourne ma poi la ritrovi anche in Giappone o in Cina? Perché siamo tutti collegati. E questo collegamento è così forte che coloro che, superando i concetti di quella che era il motivo per cui si facevano le guerre in materia economica, no? Non mi sta bene la situazione dell'Europa in questo momento, io gestisco i denari, non mi va bene perché bloccano i commerci qua, non vogliono sviluppare la via della seta là, non fanno questo, e qui stiamo parlando sempre del post medioevo, del momento in cui dopo i templari le banche cominciano a essere gestite da diversi organismi e da diversi gruppi di potere,
perché sempre dovete pensare che a chi gestisce il denaro c'è dietro gruppi di potere che hanno uno scopo ben preciso. Allora, inizialmente sicuramente, come dice anche Adam Smith, che è l'economista del capitalismo e del liberismo, il lavoro che fa l'imprenditore nel momento in cui comincia ad intraprendere, crea una fabbrica, assume operai e poi deve vendere questi prodotti, quindi mano a mano che li comincia a fare in gran numero, abbassa anche i prezzi, allarga l'economia di un paese e fa il bene della gente che va a lavorare per lui perché gli dà uno stipendio, mano a mano che vende di un merce più gli può aumentare lo stipendio. Ma questo va bene fino dal momento della crescita fino alla massima espressione della crescita di questo tipo di economia. Ma questo tipo di economia che è legato alle industrie che prendono i soldi dalle banche, che rastrellano i soldi dal pubblico perché danno un interesse al pubblico e poi si fanno dare gli interessi dagli imprenditori che grazie a quei soldi però moltiplicano la loro produzione, quindi moltiplicano gli impiegati, moltiplicano l'economia che gira, moltiplicano le ricchezze. Finisce in quale momento? Nel momento in cui si saturano i mercati, non si può più produrre perché c'è la fine delle materie prime, oppure più semplicemente non c'è forza lavoro o non c'è più l'economia che reggeva questo discorso da lavoro. Perché? Perché volete sapere che dagli anni 80 soprattutto l'industria, soprattutto in Italia, che è il paese delle piccole e medie imprese, ha gettato sul mercato tanti operai per grazie all'automazione, quella che poi oggi è diventata la famosa intelligenza artificiale, no? Che adesso, oltre a sostituire meccanicamente nel lavoro manuale, sta cominciando ad arrivare a sostituire l'uomo anche nella produzione intellettuale. Allora, già negli anni 80 la gente, gli operai, perdevano il posto di lavoro. E dove andavano a finire? Andavano a finire nel mondo dell'artigianato, delle piccole e medie imprese. Anche perché l'Italia, che era un paese un po' bloccato dal fatto dal punto di vista della crescita, era diventato proprio il paese delle PMI perché non si poteva osare ad arrivare a fare industria perché avresti disturbato i signori industriali che in quel momento erano legati al potere che governava il paese. Paese che dobbiamo sempre tenere presente, che è stato al centro di tutta l'evoluzione del mondo, con il Rinascimento, ma già dal Medioevo, con quello che avevano fatto gli amanuensi e i conventi, salvando i manoscritti sulla base delle quali poi sono nate le scienze. Anche se le scienze, fino ai primi dell'Ottocento, erano comunque legate agli esoterismi, perché finché si vantino gli astronomi, per esempio, di avere dei grandi nomi nel Rinascimento, ma quelli non erano astronomi, erano astrologi. Poi casualmente facevano anche le osservazioni, prendevano le misurazioni e hanno gettato le basi della moderna astronomia. Ma erano comunque impostati mentalmente, come ho detto prima, per l'ottica esoterica, nel fatto che la mente, l'universo è mentale. E la mente non è solo il cervello, la mente è il nostro cervello che lavora con un computer, più la nostra supercoscienza, la nostra anima, la nostra intuizione. Perché penso che, per esempio, tutti adesso sanno che non è vero che gli è cascata la mela in testa, addirittura dicono che ha rubato l'idea a un altro scienziato, ma Newton. Quante cose gli saranno cadute nella vita sua? Quante cose ha visto cadere dai tetti? Perché proprio quella che un pomeriggio mentre stava semiassopito, beccandosi la mela in testa, ha messo a fuoco che la teoria della gravità aveva un senso? Perché in quel momento, proprio perché era magari assopito nella materia, ma vigile dello spirito, ha unito l'intelletto all'intuizione. E quindi ha concepito che quella cosa non è che cadeva, quella cosa era attratta verso il fondo della terra. E questo è un esempio che io faccio, anche se adesso dicono che è improprio, come è diventato improprio, perché sapete che il metodo del registro dice come nell'immensamente grande, così nell'immensamente piccolo. E la cosa più facile da dire è guardate il sistema solare e guardate come funziona un atomo. Sembrano speculari, no? C'è l'atomo al centro con elettroni e protoni che girano intorno e il sistema solare con i pianeti che girano intorno.
però grazie alla fisica quantistica siamo entrati nel infinitamente piccolo. E questo fatto di entrare nell'infinitamente piccolo ha messo in grado i pochi ricercatori di fisica quantistica che ancora fanno ricerca pura, di dire sì, A più B, Y, X, tutta l'equazione, come si sviluppa, però perché questo rimane con questa forma e non se ne sparano gli elettroni da tutte le parti, una volta che per esempio collidono con altre molecole, oppure quando c'è un'attrazione molto forte? Perché dicono che è preordinato. Tutto quello, noi siamo arrivati al punto di poter dire che i più grossi attrattori dell'esistenza del creatore sono i fisici quantistici. Adesso, senza che entro nel discorso dell'universo olografico di Bohm, ma riprendendo il discorso di quello che praticamente noi stiamo vivendo in questi ultimi anni, quando ho detto che Adamo Smith è stato superato, è perché io sono convinto che se lui rinascesse oggi e girasse per tutti i continenti, facendosi un'idea di com'è l'economia in questo momento, lui direbbe: scusate, quello che ho detto era valido fino al 1970, dal 1980 in poi non è più possibile, perché l'economia è andata oltre le limitazioni fisiche, l'obbligo del lavoro manuale dell'uomo. Finalmente si può realizzare un'utopia, che voi forse sapete che è un romanzo del Settecento, dove a cui tutti danno del socialista, perché era un sistema dove tutti lavoravano solo quelli che erano più bravi e che ne avevano voglia, ma tutti potevano dedicarsi allo studio, alla meditazione, alla lettura, ecco, a quello che volevano, anche ai giochi, perché erano affrancati dal lavoro, dall'obbligo di dover faticare per mangiare. E questo è quello che si potrebbe realizzare oggi sulla Terra. Perché se ci pensate bene, se ci pensate bene, questi dicono: ah, siamo arrivati a 8 miliardi di popolazione, ma il pianeta è stato stabilito che erano 3 miliardi. Chi ha stabilito? Cioè, quale conto hai fatto questa cosa dei 3 miliardi che avete? Se noi andiamo a vedere l'America, è spopolata. Al di là dei grandi raggruppamenti delle grandi città, se tu vai in giro per l'America, cammini per chilometri e chilometri e chilometri e chilometri, dove non incontri nessuno, se non le stazioni di servizio, che poi però dietro c'è nata, perché lì c'era una stazione di servizio, un po' di civiltà. Non parliamo dell'Africa, che potrebbe essere il giardino del mondo, perché voi dovete sapere che se portate 10 litri d'acqua in uno stesso punto del deserto, neanche la buttata già esce fuori in fiore, per quanto è ricca di humus e di potenzialità la terra del deserto. Però non si fa. Oggi che abbiamo la capacità di fare i ponti sullo stretto, avete mai visto il ponte di San Francisco? Che confronto il ponte nostro sullo stretto è una buffonata, eppure non siamo stati capaci di scavare un canale di irrigazione che arrivasse al centro dell'Africa. E poi stiamo ancora qui a giocare con i dissalatori che però fanno passare il sodio, fanno passare tutto quello che praticamente, perché sono molecole più piccole dell'ossigeno e dell'idrogeno, per cui non si può usare in coltivazione. Allora, e non è vero che non abbiamo avuto scienziati che hanno fatto brevetti, che sono stati addirittura approvati dalla comunità europea, come quello del professor Francesco Maria Piccari, che addirittura è stato raccomandato a tutti gli stati dell'Unione dell'epoca, sto parlando del 99-2000, perché era un sistema di fare acqua distillata, facendo un fiume al contrario da 2000 metri di profondità, quindi dal Golfo di Taranto, dal Golfo della Sirte in Libia, che ha la profondità esatta, per poter arrivare ad avere un fiume al contrario di acqua distillata e fare l'impianto, isola galleggiante artificiale compresa, e le prove, sarebbe costato 1 miliardo di lire, quanto è costato rendere acqua distillata l'acqua potabile di Catania, perché voi sapete che a Catania noi abbiamo la Silicon Valley e lì ci lavavamo il silicio. Quindi ci sono delle cose, senza dover arrivare alle macchine elettriche e alle batterie elettriche, che non si capisce perché devono essere favorite rispetto per esempio ai motori a idrogeno, no? Che durano di più, sono meno costosi e tutti li prenderebbero, perché quei motori a idrogeno non fai di carbonio, fai aria pulita, praticamente pulisci l'aria, no?
bisogna mettere le batterie che sono terre rare, che vanno scavate nel centro delle terre dei paesi BRICS, perché così, a parte che con gli incendi che ce ne sono 8 macchine al giorno, in base alle statistiche che ho letto andando qua là sui siti, perché così si elimina un altro po' di popolazione, no? Perché 8 miliardi siamo troppi, dovevamo essere lì, e poi non si fa più un certo tipo di economia. Perché voi non dovete pensare soltanto a chi fabbrica le macchine, ma a tutto l'indotto. Pensate che quando la Fiat è diventata Stellantis e se n'è andata in Olanda e non produce più a Torino, tutto l'indotto che si era formato di ex operai della fabbrica di Torino, che aveva creato tutto il sistema d'artigianato, che siccome la catena di montaggio non poteva curare i particolari, no? Le mutanature, la rifinitura in legno, erano state affidate a loro, hanno perso completamente il lavoro e la ragion d'essere. Ma pensate a tutti questi che sono meccanici e che adesso riparano i motorini. Non dico le macchine, i motorini. Già devono essere meccatron, perché devono fare i corsi, che però questi corsi non li fa nessuno. La Camera di Commercio rompe le scatole ai meccanici e agli elettricisti, no? Perché agli elettrauti, perché dice dovete fare i corsi di formazione per diventare meccatron, cioè un meccanico che sa anche di elettricità, e poi non gli fanno i corsi. Adesso chi è che si salva? Queste macchine moderne per cui c'era tutto in base alla centralina, per cui anche le frescacce come la chiusura centralizzata della macchina sta dentro la centralina. Sono quelli che hanno fatto già uno studio, come hanno magari cominciato a fare gli elettrauli e poi sono diventati meccanici. Ma anche loro hanno una difficoltà, perché comunque se non hanno l'apparecchio esatto di quella marca di auto non possono entrare nella centralina. Però adesso che la centralina è legata a un'intelligenza artificiale che sta nella tua macchina, come quella che fa squillare il tuo telefonino quando c'è l'alert, allora vedrai che siamo più tranquilli quando guidiamo lungo la strada, perché è tutto in mano a una centralina che è addirittura governabile dall'esterno. Comunque, perché è così diverso da 2000 in poi rispetto agli anni passati? Per esempio, guardando la storia di Israele attuale, no? Noi abbiamo visto che c'è stata la crisi di Suez, c'è stata la guerra dei sei giorni, la guerra del Kippur, dove poi Israele ha dimostrato una grande capacità di reazione e una grande capacità bellica, no? Perché in sei giorni ha sbaragliato sia l'esercito egiziano che l'aviazione siriana. Scusate, ma mi si carico perché, come dicevo, non sto poi tanto bene. La differenza è che questi sono partiti con un piano ben preciso, ma non sono partiti negli anni 90, sono partiti negli anni, fino agli anni 70, inizio anni 80, sono stati gli artefici del crollo del muro di Berlino, e il crollo del muro di Berlino è il motivo, cioè l'obiettivo, era l'obiettivo per cui era stato riarmato Hitler, che poi ha portato alla seconda guerra mondiale, perché poi aveva le sue idee e via discorrendo, ma di questo ne parleremo magari un'altra volta. Come hanno fatto a far crollare il muro di Berlino? Attraverso l'economia e attraverso la massoneria. Perché che pensate? Che forse tra i bolscevichi e i grandi membri della Duma, dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, non ci fossero i massoni e Rosa Croce? O pensate che in Ungheria, in Polonia e tutti gli altri stati che facevano parte dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, all'interno dei più alti vertici dei vari governi che comunque rispondevano tutto a Mosca, non c'erano comunque personaggi legati? E poi, anche grazie alla mafia russa, perché serviva comunque una palanza, no? E quindi mafia russa, massonerie e l'economia hanno fatto crollare il muro di Berlino. Ma che cosa? Perché? Qual è lo scopo principale di far crollare il muro di Berlino? Che era poi il motivo per cui avevano armato Hitler. Ma se c'è una società che lega il libero commercio, lega la possibilità di libera impresa, è evidente che non puoi controllarlo attraverso il dio denaro, anzi stampa il denaro per pagare il giusto agli operai.
E quindi era fuori dalla possibilità di dominio delle banche. Certo, non era fuori poi da quello che è successo relativamente a livello mondiale, quando nel 71 Nixon decide di sganciare le monete dal valore che dava l'oro depositato nelle banche di tutti i paesi e automaticamente comincia a stampare dollari perché gli servivano per continuare la guerra in Vietnam, stava svuotando le risorse auree americane di Fort Knox. E quindi decide nel 71 di staccare la moneta, il dollaro e poi il dollaro era stato accettato non certo dalla Cina e dalla Russia, ma tutti gli altri paesi che avevano partecipato agli accordi di Bretton Woods subito dopo la guerra. Bretton Woods è un paesino ameno vicino a Monte Washington in America, dove guarda caso poi si sono proprio scontrati. Uno Smith, che non era l'Adamo Smith, ma era il responsabile del tesoro americano, e scava la buca di Pirabuca il Keynes, che era inglese, il quale però non voleva legare la moneta soltanto all'oro, ma voleva che i paesi che producevano e commercializzavano non andassero sotto un certo limite rispetto al valore dell'oro che avevano e all'uso della moneta, ma che non andassero nemmeno troppo sopra. Cosa che invece gli americani hanno ottenuto che non passasse. Quindi loro potevano sforare arricchendosi con il dollaro che veniva usato come moneta di scambio, mentre gli altri paesi che non avevano questa possibilità non potevano però sforare, e in teoria anche gli americani non dovevano poter sforare. Ma Nixon che fa? Nixon dice: l'imperio e il dollaro è mio e io lo tolgo da. Questo crea un terremoto, tant'è vero che hanno usato diversi metodi per cercare di mantenere legato al dollaro, no? Facevano la quotazione dell'oro per gli scambi e l'oro quello commerciale che era legato al mercato d'acquisto. Ma è durato poco perché alla fine si è tirato fuori la boiata: leghiamo il valore della moneta al prodotto interno lordo del paese, leghiamo il valore della moneta a quello che decidono gli 8 grandi quando. Anche se mai oggi noi sappiamo, perché sono venuto allo scoperto, che quello che viene deciso non è a tavolo degli 8, 12, 24, 36 che si incontrano, perché è già tutto deciso prima, per esempio al World Economic Forum, quello di Schwab, quando si riuniscono e annunciano le idee che hanno già addirittura non solo elaborato, ma pure cominciato a mettere in atto. Perché ricordatevi sempre che voi sentite parlare del Bilderberg, ma il Bilderberg non conta nulla, è solo in rapporti ufficiali, cioè è come in guerra, no? Il generale prende dal governo quella che è la strategia di guerra e l'obiettivo che deve raggiungere, ne discute con i colonnelli e poi i colonnelli vanno ai vari rapporti ufficiali, quindi capitani, tenenti, quelli che poi devono eseguire, e li informa. Non è che gli chiede che ne pensi, gli dice: devi fare questo. E così è il Bilderberg. Vabbè, questo ha portato anche alla cosiddetta forzata globalizzazione, perché io, sai, non è che abbia vissuto 100 anni, ma nel mio piccolo vengo anche da una cultura almeno ventennale prima della mia nascita, perché fino alla fine a metà degli anni 60 c'era ancora molto retaggio culturale che veniva da quella formazione lì, ante e post guerra immediata. Quindi vi posso garantire che in natura non c'è una cosa che viene fuori dall'oggi al domani, ma tutto quanto si crea e si sviluppa come nasce una pianta. Ci deve essere il seme che cade nella terra, ci deve essere l'acqua che la bagna, la neve che lo ricopre. Poi, se tutto va bene, che non lo prende la formica, non viene attaccato dagli acquazzoni, non esce lo scoperto e riesce a fare le radici, cresce una pianta. Ma se noi facciamo come adesso fanno le culture idroponiche, no? Oppure quelle forzate con i pesticidi, gli anticrittogramici e i concimi chimici, noi avremmo sì delle piante, ma quando le mangi ti viene la celiachia. Perché non sono piante che prendono dal terreno cose naturali, non sono piante naturali. E così, come non cresce una pianta in maniera naturale, ma la puoi anche forzare, però fa schifo e ti fa male, così, se tu forzi la storia dell'umanità, se tu costringi a liberalizzare le frontiere, a dire che i capitali devono circolare,
Ma questi sono intelligenti, perché loro sapevano di andare contro natura, ma avevano creato, ed è per questo che ho detto che erano partiti negli anni Ottanta, le premesse perché diventasse appetibile per gli imprenditori, per esempio, delocalizzare. Guardate, quando sono stati presi nel 96 i nostri imprenditori e portati in Cina, compreso della Valle delle Scarpe Italiane, noi non abbiamo perso solo la produzione delle scarpe, noi abbiamo perso tutta la concia delle pelli delle scarpe, le tomaie di cuoio che non esistono più, adesso siete tutti costretti ad andare pure con le scarpe di pelle con la gomma sotto, e questo non è positivo perché non scarichi le negatività a terra. Se ti prende il fulmine, te lo becchi tutto perché non passa attraverso, non scarichi. Sai quanta gente, pure se stava sotto l'albero, si è salvata perché è passata attraverso le scarpe e ha scaricato sul legno dell'albero? Certo, erano rimasti un po' bruciacchiati, ma almeno vivi. Comunque, quando Della Valle è stato portato insieme ad altri imprenditori in Cina, da Cina già c'aveva la tecnologia per accoglierlo. E guardate che non è uno scherzo quello di cui sto parlando. Il presidente della Confartigianato, quello che ha fatto le ultime battaglie, quello che è stato veramente storico, perché lui insieme a Billet e ad altri soggetti, approfittando del crollo dei partiti che erano comunque legati ai poteri forti in un modo diretto o indiretto, e c'erano i peones in Parlamento, no? Li chiamavano i peones perché erano gente che sapeva come muoversi, non c'aveva più chi gli dava gli input. Allora, quando si presentava un presidente dei commercianti o un presidente degli artigiani che gli dava una posizione economica, una soluzione che poteva far crescere l'economia, ci si buttavano a pesce. E quindi ci sono state fatte delle leggi, delle aperture, delle cose che hanno fatto crescere il paese Italia. Perché noi, come siamo stati negli anni 90, forse neanche nel tempo del boom economico, perché siamo diventati negli anni 90 la quarta potenza mondiale. E sopra la Germania, non so se vi spiego, che guardate, non credete al fatto che la Germania abbia avuto problemi dall'unificazione dell'est e dell'ovest, perché è stata aiutata e come? Attraverso l'adozione dell'euro, come ci hanno costretto a svalutare la lira prima di entrare nell'euro, svendendo i nostri buoni del tesoro, svendendo il nostro oro, svendendo la lira, e non faccio nomi perché poi è stato anche un emerito presidente della Repubblica. Non quello che è morto adesso, è quello che è morto prima. Va bene. Per non perdere il filo del discorso, globalizzazione forzata, apertura dei mercati forzate, e soprattutto si cominciano a fare delle leggi che si basano su quello che è la formazione del parere dell'opinione pubblica bombardata prima per anni, per mesi e per giorni su determinati argomenti. Allora vi faccio un esempio. La Food and Drug Administration americana, non so se vi ricordate il film con Mastroianni, Sofia Loren, La mortadella, no? Che lei che si deve sposare porta la mortadella dal paese in America, la fa passare, però la bloccano al confine e non la fanno entrare, e lei si rifiuta di distruggere questa mortadella, quindi diventa un caso, arrivano i giornalisti, diventa un casino. Perché? Perché per la Food and Drug Administration americana era pericoloso il cibo della lavorazione carni fatta dagli italiani. Ebbene, fine anni 70, un po' stufi di questa situazione, siamo riusciti a far venire dei dirigenti della Food and Drug Administration. Gli abbiamo fatto vedere i maiali con la peste suina e poi li abbiamo fatti timbrare da loro e gli abbiamo fatti assistere alla macellazione di quelle carni. Quando è stata fatta l'eviscerazione dello squartamento, la conservazione, gli è stato fatto il timbro anche alla lavorazione che c'è stata dopo. Ebbene, passato il tempo per cui c'era la maturazione, no? Un mese, dai, i prosciutti, i salami devono maturare per arrivare al sapore e alla condizione giusta poi ci deve essere l'essiccazione perfetta, l'ambiente perfetto, insomma, tutte cose che derivano dalla tradizione popolare. Perché così noi siamo arrivati alla cucina gourmet, partendo dalla cultura della tradizione popolare che veniva dalle campagne dove si producevano gli alimenti. Comunque, quando sono andati a fare le analisi biochimiche e farmacologiche sui maiali e i prodotti lavorati, quindi salami, prosciutti, culatelli,
hanno scoperto che non solo non c'era traccia di peste suina, ma che il prodotto era talmente salubre che era il miglior prodotto al mondo, era privo di qualsiasi batterio. Ma questo perché? Perché la lavorazione stessa, che veniva dalla tradizione agricoltura e culinaria italiana, ammazzava la lavorazione dalla malattia, compresa la peste suina. Ed è per questo che adesso possiamo esportare i nostri prosciutti in America. Ma che succede? Succede che negli anni 90, a metà degli anni 90, sempre perché il discorso della globalizzazione, delle leggi fatte apposta, pensate prima, con la scusa della salubrità, dove poi pensate che al settore alimentare hanno applicato un concetto di controllo, di autocontrollo, che fa capo ai controlli che si fanno lungo la catena di montaggio delle industrie, quando si assemblano i pezzi, per esempio, di un frigorifero, di uno stereo o di un aspirapolvere. Perché si fa l'hazardous critical control point, che è il punto critico di produzione? Perché nel momento in cui fai uno stereo, dove si monta la puntina, se si monta male la puntina, lo stereo non funziona. Quindi facevano il blocco ogni tanto su quel punto dove si metteva la puntina nello stereo e andavano ad analizzare se il prodotto era funzionante. Ma adesso tu lo puoi applicare questo sistema alle piccole e medie imprese? Lo puoi applicare alla lavorazione artigianale? Che senso ha il punto critico di produzione? Vabbè, comunque, diciamo che un sistema doveva essere adottato. La paura mia era, quando hanno fatto questa cosa, che fosse prodromo di fare tutto a marcia in avanti. E per la lavorazione carne l'hanno fatto. Con una direttiva sempre in termini sanitari, hanno costretto, facendo un apposito recepimento, che nonostante la battaglia fatta dagli artigiani e dai commercianti, ha vinto Confindustria, che voi sapete è la testa di punta dei prodotti nazionali del nuovo ordine mondiale, e quindi è passata alla Camera, è passata al Senato senza nessuna deroga, che era invece prevista e fatta dai tedeschi e dai francesi, ma loro ci avevano pochissime imprese alimentari rispetto a noi. Sapete quante imprese artigiane di trasformazione alimentare hanno chiuso? 100.000. Primo, perché gli adeguamenti erano proprio quel discorso della marcia in avanti, non si poteva fare più quartamento, viscerazione, distanguamento nello stesso ambiente, pure sanificando fra una parte e l'altra, ma dovevi avere tre ambienti separati. Non andava più bene il gancio che correva con la carcassa, perché doveva essere non più di legno e acciaio, ma tutto acciaio. E adesso pensate a un orcino che stava al centro storico di Norcia, dove andava a fare a Norcia sta catena di montaggio per fare la lavorazione. E abbiamo perso quindi tutte le produzioni tipiche di un certo rilievo. Vabbè. Ma questo è soltanto per parlarvi degli effetti collaterali. Adesso parliamo di quello che... Oh, aspettate. Questo vale come per il nucleare. Perché noi abbiamo fatto negli anni 80 un referendum dove abbiamo detto non mettiamo il nucleare, perché il nucleare è pericoloso, avendo già le centrali nucleari in funzione. E voi dovete sapere che noi avevamo tre centrali nucleari con il nocciolo che già potevano produrre energia. Il referendum è stato fatto apposta per bloccarlo. Quando? Dopo Chernobyl e quello che è successo a migliaia, centinaia di chilometri di Russia, cioè in Ucraina, per arrivare fino a noi. E abbiamo al confine con le Alpi le centrali nucleari francesi, per non parlare di quelle tedesche. E questo, cioè, io penso che la rappresentazione migliore degli ultimi 30 anni degli italiani sia stata il personaggio di Trafazzi, quello che si dava le bottigliate sui tantissimi, perché questo abbiamo fatto. Abbiamo fatto questo perché poi abbiamo fatto altri recepimenti peggiorativi anche delle normative comunitarie. Per esempio, nessuno sa che è stata presentata una proposta di legge in Made in Italy che stroncava finalmente la delocalizzazione, stroncava il fatto che perdevamo la concia, la pelle, gli allevamenti che stavano dietro le scarpe di della valle. È passata all'unanimità alla Camera, quindi votata da opposizione e forze di governo. Mai successo. Leggeva solo la ministra dell'agricoltura, dell'industria, perché forse qualcuno gli aveva fatto una telefonata. Ebbene, non è mai arrivata al Senato.
perché hanno già creato tutti i sistemi di compensazione perché non gli scatti nulla. C'è una commissione paritetica, Senato e Camera, che dà il parere sull'ammissibilità o non ammissibilità in base alle comunità europee. Ma non c'è nessun problema sul fatto del Made in Italy, perché il Made in Italy è così conosciuto che viene sfruttato da tutti quelli che ci copiano. Ma questo non conta. Arriviamo alle guerre. Arriviamo alle guerre. Allora, dietro la guerra ucraina e Russia sappiamo ormai perfettamente che non c'è soltanto un problema territoriale, anche se il problema territoriale c'era e come ed è stata la causa scatenante. Ma chi ha preferito non risolvere, come avevano detto, le due risoluzioni trovate con la comunità europea al tavolo con l'Ucraina e con la Russia dal 2017 in poi, chi ha deciso che invece che applicare quelle decisioni è stato meglio far provocare la Russia a dover invadere, è perché il vero e reale conflitto non è sul territorio ucraino o sulla Russia imperialista, il vero conflitto è sui BRICS. Sull'adottare una moneta alternativa al dollaro, a mettere l'economia non più sulla base della produzione, ma mettere l'economia sulla base delle materie prime. E chi è che sta facendo tutto quello che è impossibile e immaginabile per mettere queste materie prime addirittura fondamentali per l'economia di tutti i paesi occidentali? Coloro che indirizzano i governi, che gestiscono le politiche della comunità europea, che hanno interesse a che noi non si produca più, a che noi non siamo più liberi, che non abbiamo più lavoro. Ma perché vogliono ottenere questo? Perché se tu sei appesantito da problemi mentali, se sei appesantito dall'angoscia per il Covid, per cui ti chiudono dentro casa e ti fanno fare quattro vaccini che ti rimbambiscono, se va bene, se no ti fanno diventare un malato incurabile oppure ti ammazzano direttamente. Tu non hai la possibilità di metterti a pensare, a studiare, ad evolverti, a fare quello che i personaggi del libro di Utopia, nel paese di Utopia, facevano tutti i giorni. E perché gente informata, gente libera, gente spiritualmente e di vibrazione cresciuta grazie alla meditazione e a tutto il resto, una volta affrancata dalla parte bestiale dell'umanità, dalla parte materiale dell'umanità, a questo punto. Come la controlli? E siccome per questi è meglio condannare i capocchi, e siccome per questi non gli basta essere fantamiliardari, ma devono controllare il mondo, forse hanno un'idea in testa come quella che avevano i templari al tempo di Filippo il Bello. E qui rientriamo sempre nel discorso dell'ottica esoterica. Poi gli ultimi 5 minuti risponderò alle domande se posso perché sono solo, quindi non ho avuto modo di seguire. Lo andrò a vedere. L'ottica esoterica è che le scritture si devono leggere. Ma perché le scritture si devono leggere? Per lo stesso motivo per cui l'atomo non perde gli elettroni, non perde i protoni e mantiene la forma della materia quando esci dalla visione interiore della lampada se tu stavi guardando l'atomo di una lampada. È preordinato. Ma è preordinato perché? Come lo yin e lo yang. Un momento deve prevalere il male e un momento deve prevalere il bene. Perché? Perché è nel gioco delle parti che sì, come le mole del mulino, si fa la farina o l'olio. Ed è così che noi cresciamo spiritualmente attraverso tutti i problemi che ci crea la vita. La vita materiale. Perché se noi riusciamo ad uscire da quest'ottica che ci tiene imprigionati e con gli occhi a terra, e lo dico soprattutto a tutti quelli che vanno in giro con la mascherina da soli chiusi dentro la macchina, che ho pubblicato su Facebook, adesso è uscita anche la maglietta con la cintura per chi sta per strada a piedi, così stanno a proposito di sicurezza. Ma se noi riusciamo a elevarci sopra le cose materiali che ci propongono, che ci ripropongono, perché poi la guerra russo-ucraina è servita soprattutto a fotterci i soldi per quanto riguarda le bollette della luce e del gas, fottere le imprese che dovevano vendere prodotti che grazie alle sanzioni non sono più potuti andare. Ci sono delle aziende, soprattutto piccole e medie, che con la Russia
viaggiavano a miliardi, cioè a milioni di euro, che hanno chiuso direttamente con la prima botta della sanzione. Ma questo non è che non lo sanno i nostri governanti o quelli europei o quelli che si riuniscono con Schwab al World Economic Forum, lo sanno molto bene, però preparano i media, preparano la mentalità, come questa faccenda della politica. Adesso che differenza c'è? Fare una ZTL come quella che è stata fatta a Roma, che D'Amblè avrebbe dovuto mandare a piedi l'80% dei romani, con quello che succedeva nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche, dove per ideologia, perché il Green è un'ideologia, non è una scienza esatta, si decide per ideologia che nessuno può intraprendere, nessuno può fare il commerciante, nessuno può avere una casa a più di 4 metri. È una limitazione della libertà dell'uomo. Solo che mentre in Russia ti mettevano la Stasi che ti controllava e c'avevi il telefono sotto controllo e c'avevi le spie che ti facevano la spia al lavoro e il corretto e ti facevano fuori pure fisicamente, ma ti fanno fuori fisicamente, ma non c'è manco la spesa di quelli che ti devono seguire. Ti fanno fuori fisicamente perché comunque ti spiano attraverso i mezzi social. Beh, proseguiremo il discorso e andremo pure un po' più a fondo. Magari vediamo se riusciremo a avere Giulio Tarro, così parleremo anche più a fondo dei vaccini. Vedo che non ci sono tante domande, l'ho scandalizzato questa sera. Allora. Grazie per la cura di guarigione. Grazie Patrizia. Forse non sono stato tanto brillante, ma speriamo di recuperare presto. Nessuna domanda, non ho sollevato nessun dubbio. Ah, l'esoterismo, Giuseppe Marseglia, può abbracciare diverse discipline, tra cui l'astrologia, l'alchimia, la magia, la cabala e altre tradizioni spirituali non convenzionali. Spesso coloro che si dedicano all'esoterismo cercano una composizione più profonda dell'animo umano e dei misteri della vita attraverso mezzi non convenzionali e non scientifici. Possiamo noi definirci esoteristi? Allora, se tu entri nella mentalità in cui vedi, non devi necessariamente dover saper leggere una mano oppure i fondi del caffè o divinare, ma vedi, tu non ci fai magari caso, ma tante volte la mattina ti alzi e c'hai in testa un'idea che è una cosa che può accadere, però non gli dai peso. Poi questa cosa accade e ci ripensi dopo che è accaduta e dici, ma cavolo, questa cosa me la venuta a mente, perché non sono stato attento? Perché non diamo importanza alla nostra capacità esoterica di interagire con le dimensioni superiori. Perché signori, per vincere le leggi di questa dimensione, noi dobbiamo appellare alle dimensioni della legge superiore. Ma non è che c'è una laurea da passare. È come uomo avvisato, mezzo salvato. Basta concentrarsi su come è la vita che c'hai intorno e regolarti di conseguenza. Vedrai quante cose vedrai con occhi diversi, che prima stavano lì ma non vedevi. Un po' come i calzini quando chiami tua moglie e lei ti dice stanno lì davanti e non li vedi, no? Se guardi in ottica esoterica vedi non solo i calzini ma pure le calzettine. Allora. Ah, adesso lui fa una differenziazione fra esoteristi, coloro che sono all'esterno mentre esoterismo e l'interno. Ma io uso il termine esoterismo perché noi comunque dobbiamo partire dal nostro, dalla nostra interiorità per poter arrivare poi a collegarci bene con l'esterno. Infatti, se tu mi avessi seguito precedentemente, io parlavo tanto di meditazione, del metodo di meditazione trascendentale di Yogananda Paramahansa, che era stato tramandato per 5.000 anni da Babaji a discepolo, da maestro a discepolo, e via discorrendo. Quindi è sempre un discorso che parte dall'interno. Poi, chiaramente, se tu fai il cartomante, sei un astrologo, è normale che tu sei un esoterico. Grazie per il TCA e per l'analisi. Allora, buonasera Dario, ho ascoltato il tuo diretto con molto interesse e ti auguro una brutta guarigione. Grazie Gabriele. Va bene, vedo che non ho sollevato tanti dubbi. Che vi devo dire? Grazie per essere stati con me anche questa sera, vedo che ci abbiamo ancora un minuto, se c'è qualcuno che vuole fare qualche altra domanda. Se no,
veramente, siete stati veramente molto carini, soprattutto a sopportare il mio un po' di rimbambimento. Mi dovrò riascoltare per essere sicuro di aver detto cose perfettamente in linea con quelli che sono i termini. E che dire, buona vita a tutti, buona vita a tutti, e soprattutto mettete tutto al positivo, perché vedi, anche la luce acciaccata, il callo che fa male, ti richiama l'attenzione, ti sveglia, perché rende acuti anche i cinque sensi materiali. Allora tu ci devi affiancare i sensi extrasensoriali, perché se noi ci abbandoniamo, ci addormentiamo, ci rassegniamo, facciamo quello che vogliono dire, che diventiamo amorfi. Questo volevano che diventavamo, amorfi. Come tutti quei zombie che guardano i balletti del telefonino, 8 milioni di italiani che stanno 10 ore attaccati al telefonino. Io spero che lo facciano per lavoro e per cercare un po' di spiritualità. Vedo che qualcuno ha scritto. Allora, Mirko, spesso penso che la vita dell'essere umano sia operata di una profonda portata, carica durale. L'esoterismo può esserci d'aiuto per farci capire che la vera realtà è un'altra, non sempre percepibile con i nostri sensi. Certo. E guarda che quando io parlo di Yogananda Paramahansa e del metodo di meditazione trascendentale, certo, ci devi mettere la volontà, ma puoi farlo anche per 20 minuti al giorno. Tramite quello, non solo tu, come quello che è l'uomo abitato, mezzo salvato, quasi quasi bene inteso, ma sviluppi proprio un'energia interiore, cominci a vedere qualcosa di diverso sia dentro di te che guardando di fuori. Non ci vuole niente, si può fare anche online, perché la self-realization adesso fa tutto online, si è ammodernizzata. Grazie Gabriella. E ci riproviamo la prossima volta, così magari elabori bene una domanda bella corposa e io cercherò di dargli una risposta. Grazie a tutti, buona vita, e ricordatevi sempre che noi nell'universo non siamo soli. Grazie a tutti.